Vi ringrazio per essere qui perché questa sera assisterete a uno spettacolo teatrale che racconterà la storia di Artemisia Lori Gentileschi. Sapete che era una pittrice del Cinquecento, una donna straordinaria che ha realizzato dei quadri fantastici, ma che purtroppo è stata forse la prima donna vittima di stupro. Quindi la racconteremo in modo molto particolare. La compagnia La Sarabanda collabora da diversi anni con l'associazione Zero Confini Onlus, che ho l'onore di presiedere, che quest'anno compie il suo 10° anno. Io vi dico che questo spettacolo, oltre ad essere portato adesso in questi ultimi mesi nelle scuole con successo, è stato presentato per la prima volta, sempre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nella bellissima Sala Alessi di Palazzo Marino, davanti a una platea di oltre 200 avvocati con cui abbiamo collaborato con il presidente Ganovi dell'Ordine degli Avvocati di Milano. L'abbiamo poi portato a Monza e anche lì con una platea, davanti a una platea di altri 150 avvocati, sempre in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati a Monza. L'abbiamo portato a Pesaro, l'abbiamo realizzato in uno splendido salone metaurense della prefettura di Pesaro e sempre davanti a una platea di oltre 200 avvocati. È la prima volta che lo portiamo in un teatro, come dire, come questo, molto bello, Alissone. Io vi ringrazio per essere qui. Allora, qui la bellezza è la donna e purtroppo io credo che il nostro corpo, io sono, abbia il fascino, abbia un valore doppio, è magico, è affascinante, però subisce sempre la sofferenza delle violenze. In questo giorno avete sentito le cifre, sapete come succede, non è diminuito il pericolo per le donne. Io ho sempre quel pensiero alle guerre, alle sopraffazioni, dove al genere femminile succede di peggio che al genere maschile, perché sempre c'è questa violenza fisica che è il doppio della ferita, il pericolo di essere violentate, di essere ferite brutalmente, che il genere maschile soffre in un altro modo. Non voglio generalizzare perché sono sempre stati gli uomini ad andare in guerra, però la donna ha sempre, come sempre, il doppio rischio. Io questo immagino, da quando è giovane, ho sentito stasera una notizia orribile, una ragazza di 12 anni che ha subito violenza, fino a ecco. Quindi questo è un problema grosso, non basta una giornata per risolverlo, ma che ben venga la memoria di questo grande problema. Questa pièce teatrale che è stata messa in scena dalla compagnia teatrale La Sarabanda è tratta da questo libro Ribellioni, che ha scritto appunto Antonietta Carraps. Antonietta Carraps è presidente della Casa della Poesia di Monza, oltre che dell'associazione Zero Confini Onlus, e fa parte della FIDAPA, Federazione Italiana Donne e Altre Professioni d'Affari, che appunto oggi hanno realizzato, come diceva Antonietta, un'importante manifestazione a Monza. Ecco, in questo libro si parla di due donne, quindi non solo di Artemisia Gentileschi, ma anche di Aurelia Jotz. Aurelia Jotz era una donna del Novecento che ha fondato la scuola di agraria al parco di Monza. A quel punto Antonietta si è imbattuta qualche anno fa leggendo una targa dedicata a questa donna ammirevole, che è stata purtroppo dimenticata, e che appunto ha scritto questo libro dedicato a queste due donne. Aurelia Jotz, l'ebrea, fu appunto uccisa da Auschwitz durante appunto la Shoah. E si vorrà intitolare questa scuola appunto a questo personaggio. Magari l'anno prossimo, quest'anno abbiamo messo in scena appunto Artemisia Gentileschi, ma l'anno prossimo mettere in scena lo spettacolo su Aurelia Jotz e proporre appunto questa personalità. Ecco, Antonietta ci ha restituito questo personaggio, a Artemisia Gentileschi mi riferisco, attraverso leggendo i documenti storici, leggendo appunto la lettera che il padre di Artemisia ha mandato al pontefice di allora, e ci raccontano anche alcuni passaggi terribili del processo che ha appunto subito, che ha subito lei, nonostante fosse la vittima di una sopraffazione, di una violenza, di uno stupro.
quindi entreremo nell'epoca, in quella atmosfera buia dell'epoca di Artemisia Gentileschi, dove le donne appunto subivano questo tipo di azione, atteggiamento da parte degli uomini del loro tempo. Grazie, buona presenza. In questo clima, in questa Roma della controriforma, nasce l'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia pittura e colore e impasto. Così scriveranno di lei. E come scrisse lei stessa e come amerà definirsi: io sono una pittora che sa dipingere come un uomo e che vive come un uomo, contesa da tutti i maggiori potentati d'Europa. Infatti, non ancora ventenne sarà accolta alla corte di Cosimo II, Granduca di Toscana, e poi a quella del viceré di Napoli, da Carlo I d'Inghilterra. Donna ribelle e di grande coraggio, dipingerà donne ed eroine che si distinguono per la loro imponenza fisica e per il loro spessore morale. Artemisia Loni Gentileschi nasce a Roma l'8 luglio 1593. Affermate voi, Artemisia Gentileschi, ragazza di 18 anni, di non essere più vergine a causa delle azioni compiute dal signor Tassi. Ditelo e mi sia messo agli atti. Sì, non sono più vergine. Silenzio! Silenzio! Tanti uomini l'hanno conosciuta, non solo io. Chiedete a lei se quel che dico non è vero. Agostino Tassi, silenzio! Signor, no, che non ho mai avuto a trattare carnalmente con alcuno, se non con detto Agostino. È una bugiarda. Chiedetele di quegli uomini di cui vi ho fatto nome. Cosimo? Cosimo quel maledetto! Lui aveva tentato. Io l'ho respinto per alcuni mesi, forse un anno. Avevo 17 anni quando il cuore mi cominciò a fare delle illusioni alle mie bellezze nascoste. Quel farabutto mi ha minacciata. Voleva andare in giro a vantarsi di avermi posseduta se io non mi fossi sottomessa a lui, ma io non mi sono sottomessa mai. Mai, lo giuro. È una bugiarda. Sta mentendo, mente! Agostino Tassi, tacete! Non riesco a credere alle mie ore. Stavano tentando di farmi passare per una puttana. Il sangue mi pulsava nelle tempie, mi sembrava di impazzire. Mi viene voglia di sputargli addosso tutta la mia rabbia e io imprego. Imprego, non so che cosa, ma imprego! Che sia esaminata dalla levatrice Domina di Ambra. A lei il responso. La levatrice mi fa stendere. Poi mi fa piegare le ginocchia. Mi solleva la gonna. In aula si fa silenzio. Io ho toccata e vista nella natura donna Artemisia, sta qui presente, come vostra signoria ha ordinato che io vedessi, e dico che non è vergine. È stato lui! Agostino Tassi, improvvisamente Agostino entra nella stanza, lui caccia via Luzia e mi spinge in camera da letto. Perché non avete gridato? Non ho potuto farlo, io ho tentato, ma lui mi ha premuto un fazzoletto sulla bocca, io gli ho tirato forte i capelli, gli ho sgrapignato il viso, ma lui
condannato. La sua voce, le sue parole risuonano ancora nella mia testa. La certezza della mia verità era questo che volevano. Se avessi detto la verità, non mi sarebbe successo nulla. Così mi viene detto. Ma io ho paura. Ho paura. Possono arrivare a tagliarmi le dita. Inizio a sentire le strane pulsazioni. Stringetevi. La vita è mostruosa, scricchio. Io trattengo il respiro. Le corde ruvide mi segano la base delle dita che bruciano. Quella voce continua, continua a chiedermi se ho intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Agostino D'Arsi, ma no! Come ho già detto, non avrei mai creduto avesse ardito il posarmi in violenza e non mi accorsi se non quando fummo alla porta della camera da letto. Lui serrò la porta a chiave e una volta serrata mi spinse dentro e mi buttò sulla sponda del letto dandomi con una mano sul petto e poi infilò un ginocchio tra le mie cosce che io non potessi serrarle e alzandomi le mani che ci fece grandissima fatica ad alzarli. Lui mi mise una mano con un fazzoletto alla gola, alla bocca che io non potessi gridare fino a che non riuscì a mettere tutti i doi le ginocchia tra le mie cosce. Iniziò a spingere e mi faceva un gran male. Per lo impedimento che tenevo alla bocca io non potevo gridare, eppure cercavo di strillare meglio che potevo, chiamando Duzia! Quando papà mi toglie le bende per cambiarle, i solchi infiammati alla base delle dita sanguinano di nuovo e io impazzisco per il fatto di non poter lavorare. Non posso lavorare! E allora il ricordo va alla mamma, alle lunghe passeggiate mentre lei ascoltava le colombe, a mio padre che avvolgeva i miei piedi in strofinacci imbevuti di salvia, alle sue canzoni d'amore che lui cantava allargando le braccia, il racconto sui grandi dipinti. Lui, seduto sul letto ed io, accoccolata tra le sue braccia, mentre lui mi allunga qualche buccia di arancia candita. Mi raccontava di Rebecca, alla fonte di Nauru, di quanto fosse bianca la sua pelle, quando lei alzava il mento per bere. Si poteva vedere l'acqua scorrere nella gola. La mia Giuditta dovrà avere braccia forti, robuste, pronte al bagno di sangue. Sarà sicura tenendo un ginocchio sul letto del tiranno, determinata mentre affonda nella gola di Oloferne la sua stessa lama d'acciaio. Riesco a malapena a piegare le dita per prendere il pestello e macinare i colori, ma io devo ignorare la sofferenza. Io devo infilare un dito nel foro della tavolozza. Con l'altra mano io devo prendere il pennello. Vedere i colori mi corazza contro il dolore. Il cuore accelera ai battiti e io sono di nuovo viva. Ma per settimane, dopo ogni udienza, io mi precipito a casa
dipingo, fino a che la sera non lascia il posto alla notte, accesa dal pensiero che sia Giovinta, sia io, stavamo compiendo un atto di giustizia. Intingo il pennello nel marrone scuro. Le ferite si riaprono, ma io non smetto di lavorare. Sulla tela compaiono gli occhi scuri e pieni di terrore di Oloferne che mi supplicano. Educherà entrambe le figlie, Prudenzia e Francesca, all'arte e alla libertà. La sua vita terminerà nel 1640 a Napoli, città che fu per lei una seconda patria, dove aveva impiantato una prestigiosa e fiorente bottega in cui continuare a dipingere e a incantare, e dove il poeta Girolamo Fontanella le dedicherà un sonetto per celebrare il suo fascino carismatico. Tu donna, in cui lo ciel virtù comparte dentro il color d'avvelenar l'oblio, prendi il pennello, cai dal lato Dio, e di me pingi ogni composta parte, me, che un'ombra in amor somiglio errante, fra miracoli poi stupendi e novi, te con l'ombre che fai rendi spirante, ma temo poi se il pennel tu muovi, da tuoi begli occhi fulminato amante, onde vita sperai, morte non trovi.